In un mondo di armi e poche nascite, lavoriamo per la dignità della vita. È l'esortazione di Papa Francesco parlando al movimento Adulti Scout Cattolici Italiani, il servizio di Cristiana Caricato. Le tante teste bianche nell'aula clementina sembrano dare ragione a Francesco. Viviamo in un tempo di drammatica denatalità, in cui l'uomo sembra aver smarrito il gusto di generare e del prendersi cura dell'altro, e forse anche il gusto di vivere. Papa Francesco riceve in udienza il movimento Adulti Scout Italiani nel 70° anno di fondazione e denuncia l'inverno demografico dati alla mano. L'età media degli italiani è 46 anni, spiega, quella degli albanesi 23. Per questo plaude alla scelta del Masci di donare una culla termica al centro di primo soccorso di Lampedusa, segno dell'amore per la vita sempre aperto e universale. In un mondo in cui si parla tanto, troppo, aggiunge il Papa, di armi, bisogna ritrovare la vocazione fondamentale dell'uomo. Trasformare in Dio, in doni di Dio, non in messi di morte, ma in strumenti di bene, nell'impegno comune di costruire una società giusta e pacifica, dove a tutti sia data la possibilità di una vita dignitosa. Infine, la caratteristica dello scautismo, il rispetto e l'amore per la natura. Francesco richiama lo sfruttamento irresponsabile, miope del pianeta, e contrappone a stili di vita e comportamenti autodistruttivi la sobrietà e la frugalità degli scout.